Benvenuti nel secondo episodio, ragazzi, di Pokémon Argento Anima. E vabbè, come vi avevo già detto, ho ricominciato il gioco e come vedete adesso il bug non si ripresenta più. Quindi direi che possiamo stare un attimo tranquilli dopo lo spavento iniziale. E quindi giochiamocela fino per altri 10 minuti questo secondo episodio. Ok. Lei vuole che facciamo vedere il nostro Cyndaquil alla mamma. Allora io direi, prima cosa, salvare sempre. Tra l'altro ho anche salvato nelle varie slot 1, 2, 3, 4, 5 per sicurezza, non si sa mai. Facciamo così, eh. Ok, vedete, salvato sul primo. E torniamo dalla mamma. Ancora non ci ha dato le scarpe da corsa, ma mi sembra che ce le dia adesso, se non erro. Ci dà il Poké Gear. Dove ci romperanno le palle, come al solito, gli allenatori che ci chiameranno per sfidare il loro Rattata. Sì, mi ricordo, anche se... ce lo ridici. Va bene. Sì. No. No, ancora non ci dà le scarpe da corsa. Va bene. Forse è lui che ce le dà, El. No, ci dà il suo numero di telefono. Preferivo le scarpe da corsa. Beh, è tutta un'altra cosa, sinceramente. La grafica. Oh, le prime lotte come al solito sono un po' noiose. Bisogna livellare. Non ci dà nemmeno troppi punti esperienza. Devo dire che Sentret, nonostante sia un Pokémon... cioè, sapete, i primi Pokémon che si trovano di solito sono un po' scarsi. Però non mi dispiace. Come design, alla fine è carino. Inutile ma carino. Sentite anche il remake di queste musiche di Oro Argento, che allora erano proprio a 8 bit, più metalliche. Adesso sembrano quasi orchestrate, e infondono un senso di calma molto molto forte, secondo me. Molto maggiore. Allora, qui c'è il tipo che ci dice che bisogna avere taglio, mi sembra che non si possono scalare le balze. Cercheremo, diciamo, in questo gameplay di andare un po' più al dunque, non ci dilungheremo in dissertazioni, diciamo, troppo tecniche.
Tra l'altro Pidgey che si trova qua è anche un buon Pokémon. Volendo avere un volante. Tutto sommato come Pokémon iniziale non è nulla. Non è per nulla male. Vinciamo con un PS, eh. Abbiamo un po' rischiato. Però almeno saliamo, dai. Impariamo un muro di fumo, che è tutto sommato una mossa abbastanza buona all'inizio. Allora salviamo, sempre salviamo. Sì, è un po' noioso, però piuttosto di avere bug, preferisco, e dover ricominciare da capo, preferisco salvare. Ecco. No, allora, questo è il nostro bel Cyndaquil. Adesso gli do una pozione, se no ci fanno fuori, assolutamente. Borsa. Pozione. Ne abbiamo 5, benissimo. Come vi ricorderete, andando in alto a destra e poi salendo a nord, c'è il percorso, diciamo, quello che scende dall'ultima città, però ora non ci interessa. Lui ci dava qualcosa. Ah no, è qua. Ah no, aspetta, là non c'era un oggetto, mi pare, no? Sembra che ci fosse. Allora c'è un oggetto lì. Vediamo se la mia memoria non mi inganna. Così intanto livelliamo un po'. Però ragazzi, bella questa cosa di vedersi anche con la videocamera, secondo me. Mi sembra di essere più dentro il gioco, non so come. Spero che anche voi percepiate questo cambio positivamente. Allora, eccolo lì. Avevo ragione. Come vi ho detto, conosco questo gioco come le mie tasche. E ci ha dato una pozione. Vabbè. Non si butta via niente, diciamo qua. Che frustrazione non poter correre. È molto frustrante all'inizio. Non abbiamo ancora Pokéball per catturare questi Pokémon iniziali. Peccato, perché avrei voluto farmelo un Pidgey. Tra l'altro, definizione della webcam non è nemmeno male, è 720p. Anche perché, diciamoci la verità, che cazzo servono le webcam 4K se poi si vede solo un riquadrino lì. Io fugo adesso, per non allungare troppo. Allora, non ho un contenitore di ghicocche. No, vero, ce l'ho da dopo. Vabbè. E qui siamo, come abbiamo detto, a Fiorpescopoli. No, ecco il vecchietto. Volevo evitarlo, ma non si può. In Pokémon Oro si poteva, vedi? Mi ricordo tutte queste cose. Grazie. No, meraviglia. No, non me lo... pensavo me le desse lui, però. Vabbè, dai. Sì, dai. Insomma, ci fa vedere un po' tutto. Lo sappiamo. Sì,
sente anche il rumore dell'acqua, bella questa. Ecco, grazie delle scarpe. Vabbè, battutine. Ecco appunto, fantastico, guardate. Che meraviglia poter correre. È meraviglioso. E quindi, ogni volta mi dimentico che per andare nel menu devo premere X e non Start, abituato al Game Boy. Purtroppo, come ho detto, dovrò salvare tante volte. E... curiamo i Pokémon. Va bene, quindi direi la puntata è stata breve. Volevo solo farvi vedere che comunque il bug non si era più ripresentato. E nel mentre ne ho approfittato per venire a Fiorpescopoli. Ora che abbiamo curato la nostra squadra, io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento e al prossimo video.